Ciao ragazzi, anche questa settimana ce l'abbiamo fatta, siamo alla quarta settimana dopo l'uscita del DLC e ci troviamo sul faro col quale potrete avere delle ricompense se fate 9 a 0 nelle prove di Ossidide. Che dire, questa settimana c'è stato il Calderone, una mappa del vecchio DLC. È un po' un misto tra pompa e cecchini, dipende da quello che voi con cui vi trovate bene, insomma. È un po' giocato col pompa, un po' col cecchino. È una mappa che bisogna prenderla nel modo giusto. All'inizio è stata dura, ma poi una volta che ci prendete la mano non è poi così difficile. La nostra strategia è stata quella di usare i lati della mappa, più che quella parte centrale, che è molto pericolosa, usavamo sempre le parti sia di destra che di sinistra. Quindi, ad esempio, iniziavamo a sinistra, uccidevamo il nemico e poi la volta successiva andavamo a destra, così da confonderli. Alla fine ce l'abbiamo fatta, è stata divertente, è stato molto duro anche. E siamo qui, siamo arrivati e abbiamo preso i nostri tesori. Io ho preso la pistola, cioè il gioiello di Ossidide, con danni ad arco. Avrei preferito il danno da fuoco, ma mi va bene così, visto che ho la pistola di Skolas con danni da fuoco, come vedete lassù. E per il resto penso che sia andato abbastanza bene. E dopo andremo alla Toll e vi farò vedere cosa ho preso. Ovviamente questa settimana c'erano i caschi. Mi ha dato un Duraluce nel sesto pacchetto. E veste dell'esilio. Le prove ti aspettano. No, mi ha dato una veste con forza, vaffanculo. Avevo quella con intelletto e forza e mi dà quella con forza. Varix, il Vercifrator Arsenale. Sì. Va bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto. Ciao ciao!